are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep staring up at the ceiling, waiting for you, give it some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love. I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Buongiorno a tutti. No, non sono nuda sotto, cioè questo lo dico per qualche pervertito, ma c'ho un top, ok, quindi tutto a posto. Allora, questo è il look che vedrete oggi. Ovviamente non è un look da tutti i giorni, quindi se siete qui è perché avete letto su nel titolo magari un look particolare per Capodanno. Sapete che quest'anno il trend è labbra glitter, labbra glitterate. Allora, che cosa ho pensato? Ho pensato che invece di cascare nella cosa più rivista, ossia le labbra glitterate rosse, le ho pensate un grigio nero, un grigio antracite. Sono particolari, non sono delle labbra, diciamo, per tutte quante. Infatti, diciamo, guardate questo look occhi magari con delle labbra nude, però appunto se amate usare anche queste labbra, diciamo, in discoteca, o ovviamente se fate una tombolata, non è che le potete indossare, però diciamo che se andate da qualche parte a ballare, qualche festa particolare, perché no? Anche perché questi glitter sono quelli che riflettono tantissimo. Vi faccio vedere una cosa. Ho chiuso le due softbox, ho solo la ring light e vedete sbreloccano tantissimo, quindi adesso ritorno con le luci. E niente, io spero che questo look vi piaccia e vi lascio al tutorial. Inizio a stendere un mix di due fondotinta molto luminosi e da lunghissima tenuta. Correggo le occhiaie con due correttori che amo tantissimo e solo dal dottor Lacrimale sugli zigomi applico il colore più chiaro. Fumo tutto con una cipria ultra sottile e compatta. Faccio il contouring con un mix di questi due marroni, sfumando per bene. Applico questo bellissimo blush seguendo sempre lo zigomo e sfumando con la terra. Per un effetto super luminoso a Capodanno applico prima l'illuminante in crema, che poi non è molto cremoso, un mix, e sopra quello in polvere. Per questo look definisco per bene le sopracciglia mischiando due colori di matite e sotto l'arcata sfumo un matitone panna opaco. Dopo aver applicato il primer, adesso applico sulla palpebra mobile da bagnato questo bellissimo pigmento verde petrolio con riflessi oro, che sta benissimo soprattutto agli occhi nocciola. Sfumo nella piega palpebrale prima questo rosso cupo e poi il nero, intensificando la sfumatura. Questa invece è una cosa che sta molto bene agli occhi verde e azzurro. Ricordate che per ottenere una buona sfumatura dovete applicare prodotto con un pennello e con un altro pulito lo sfumate. Applico sul dotto lacrimale l'illuminante che ho usato precedentemente sul viso. Stendo all'interno della congiuntiva la matita nera e sotto sfumo un matitone blu petrolio bellissimo. Traccio una riga di eyeliner molto allungata e mi porto la stessa riga dalla rima inferiore, lasciando un piccolo spazietto tra le due. Ripulisco sbavature nello spazietto tra le due righe con un correttore. Per un look così aggressive non possono mancare le ciglia finte super intense. Mascara sia sopra che sotto. Faccio il contouring al naso restringendolo. Ridefinisco le labbra con la matita automatica nera, che tecnicamente è per gli occhi, però comunque poi la riempio con il rossetto nero aiutandomi con un pennellino. Il rossetto dalla texture cremosa mi permetterà adesso di far aderire i miei bellissimi glitter che hanno tantissime sfaccettature. E niente, questo è il look finito, spero che vi sia piaciuto, tanti auguri per un fine anno e un inizio anno meraviglioso. Un bacio e ci vediamo l'anno prossimo, ciao!